Ecco, con la vicepresidente dell'associazione Il Borgo, che è un'associazione che opera, diciamo, nel comune di Montecosaro, in provincia di Macerata, in attesa della festa dell'Annunziata. Sì, sì, infatti, che sarà il 25, ci sarà la festa religiosa, il 26 quella civile, ma il 24 ci sarà la festa di tanti ragazzi di Montecosaro che hanno scelto, con l'approvazione anche del parroco, ecco, di fare questo musical sulla storia di San Francesco. Bene. Ecco, col presidente Masaccesi parliamo del Borgo, un'associazione che è molto attiva a Montecosaro. Sì, abbastanza. È 2 anni che abbiamo iniziato questa associazione con la rassegna teatrale e qualche altra manifestazione che è in programma per quest'anno. Sarà una festa ricca. Questa è molto ricca, molto grazie a questi ragazzi che ce l'hanno messa tutta da 6 mesi. Quanti sono tutti? Circa 40 ragazzi, tra più giovani e meno giovani, però ecco, è un bel numero. Soprattutto sono tutti del posto. Sì, sì, tutti qui del Montecosaro, tranne 2 ballerine che è Temoro Valle, però ecco. Che poi, diciamo, di solito queste compagnie così che si formano dal nulla, a volte vanno anche nei paesi limitrofi a fare le performance teatrali, quindi diventa anche una specie di ricavo. Beh, adesso non abbiamo tante pretese, ecco, ci accontentiamo di farlo qui, anzi io vorrei ringraziare anche il Comitato Festeggiamenti che ci dà questa occasione, che ci hanno messo a disposizione il cinema, ecco, c'è state tante persone che non si vedono ma che hanno collaborato. Poi forse sulle riprese che avete fatto voi non ci sono i bambini, per noi abbiamo anche una 15ina di bambini piccoli, che però per ovvi motivi alla sera non li facciamo venire, ma venerdì arricchiranno ancora di più il nostro spettacolo. Ecco. Spettacolo e programma della festa dell'Annunziata, che sicuramente quest'anno, come vedete dalle immagini, il cartellone sarà pieno, ricco e di successo, perché pare che il tempo regga. Sì, infatti, speriamo. Auguri, auguri. Grazie a voi.